In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. Nella sinagoga aveva annunciato il compimento delle promesse, il compimento di ogni profezia, inaugurando questo oggi. Oggi si è compiuta questa scrittura, cioè l'annuncio del Vangelo ai poveri, ai piccoli, agli ultimi, ai peccatori. E l'anno di grazia del Signore, cioè il giubileo, cioè la possibilità di ricominciare, perché Lui ha inaugurato l'ottavo giorno. Era una profezia. Questo oggi si è compiuta la parola che avete ascoltato, le profezie che riguardavano il Messia, la predicazione del regno, la vita rinnovata, la salvezza, l'era messianica. Questo oggi è l'ottavo giorno, è il giorno che non conosce tramonto, il giorno in cui il Signore avrebbe vinto il peccato e la morte. Ed è oggi che arriva alla casa della suocera di Pietro, si china su questa incapacità di servire, di cui la febbre è solo un segno, un sintomo, e la guarisce. Guarisce il cuore, e chinandosi su di lei con la parola, intimando alla febbre esattamente come ha intimato ai demoni. L'ottavo giorno qui sulla terra è il giorno della predicazione, è il giorno della parola del Signore che è stata affidata alla Chiesa, che è sposa del Signore, quindi una sola carne con Lui, e dall'altra parte è anche lo stesso corpo vivo del Signore sulla terra. Oggi si è perduto moltissimo della fede nella parola, nella predicazione. Invece mi rendo conto ogni giorno di più, in ogni circostanza, di come le persone, tutti abbiano bisogno di questa parola. Dietro a questo Vangelo di oggi c'è un pochino il Salmo quando dice: tutti attendono da te il cibo, e che tu lo dia a tempo opportuno. Nella sinagoga tutti gli occhi erano fissi su di lui, ogni uomo. E non è nemmeno così vero che le persone, non parlo di ideologie, non parlo il potere, no, io parlo le persone concrete, anche quelli che nel fondo sono ideologicamente forse più anticlericali, più lontani dalla Chiesa, in momenti particolari come nella sofferenza, nella morte di una persona cara, se ricevono una parola vera, cioè se ricevono la parola, se ricevono la predicazione, se ricevono l'annuncio dell'amore di Dio, se ricevono l'annuncio della vittoria di Cristo sulla morte, senza moralismi, senza esigenze, senza che la Chiesa si arrocchi su posizioni legalistiche, ma con molta semplicità, non dimenticando la verità, che è importantissimo annunciare, ma dentro all'amore, esattamente come appare nel Vangelo, le persone non sono contro la Chiesa, contro i preti e contro il Signore. Poi c'è sempre la libertà, ci sono sempre le eccezioni. Ma se io sto sperimentando, sperimento sempre che l'annuncio della parola arriva al cuore delle persone. Le persone hanno bisogno di quello, non hanno bisogno di altro. Le persone, soprattutto dalla Chiesa, aspettano l'annuncio del Vangelo. Poi dopo ti dicono che aspettano, che ne so io, che si impegnino nel sociale, di qua e là, cose importanti, ma nel fondo, quando le persone sono toccate dalla sofferenza, hanno bisogno di questa parola. È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Questo ottavo giorno, cioè il giorno della risurrezione, il giorno che non conosce il tramonto, sulla terra è il giorno della predicazione, è il giorno dell'annuncio del Vangelo. E noi abbiamo questa fede che la parola ha il potere di cambiare il nostro cuore, che se io sono in una situazione difficile con una sorella, con un fratello, la parola predicata, stoltamente, la stoltezza della predicazione, perché la predicazione della croce è sempre stolto agli occhi del mondo, ha il potere di cambiare il mio cuore, e quello che non potevo prima posso dopo aver ascoltato. Ho la fede che la parola è capace di creare in me un cuore nuovo, ma noi abbiamo una bomba in mano, noi abbiamo qualcosa che non ha nessuno. Dice, parlava come uno che ha autorità, non l'autoritarismo o l'autorità, non so, di certe verità, di certi discorsi logici, di sapienza, dice San Paolo. No, la parola della stoltezza della croce ha potere, perché è l'amore infinito di Dio.
da cui le persone anelano, per il quale ogni persona è fatta, e che soprattutto in certi momenti, quando appare la debolezza, impotenza, è necessaria come l'aria per vivere. Che il Signore ci conceda di credere alla parola, di appoggiare la nostra vita alla parola, di vivere in questa necessità, in questa urgenza. È necessario che io annunci la parola anche in altre città, cioè che io viva di questa parola, in questa parola, che io parli questa parola, annunci questa parola a ogni fratello, ogni sorella, in ogni circostanza, essi si trovino, come è necessario che io l'ascolti. Senza la parola io sono morto, senza la parola sono preda della menzogna, dei miei pensieri, delle mie idee, dei miei criteri, e non mi portano da nessuna parte. Forse apparentemente mi portano da qualche parte, ma poi normalmente non mi portano ad amare quello che non si può amare, a perdonare quello che non si può perdonare, a offrire la mia vita per l'altro così com'è, a caricarmi dell'ingiustizia, a non resistere alle malvagità e a offrire il corpo di Cristo vivo in me, perché l'altro possa incontrare l'amore vero. Questo avviene solo in virtù del potere che ha la parola che la Chiesa predica, che è capace di stanare ed espellere i demoni e donare la vita nuova, donare la vita di Cristo, la parola creatrice, creare in me un cuore nuovo, un cuore puro, un cuore capace di amare, anticipo visibile del cielo verso il quale tutti stiamo camminando.